Le antiche storie del mondo dei Montefeltro tornano a vivere attorno all'antica Rocca di Cagli. Tra mura e torri diroccate riecheggiano le gesta di Cesare Borgia e del Duca Federico. Ce ne parla Maurizio Blasi. Oggi c'è la neve su quel che resta del castello di Cagli e bastano pochi passi tra mura e feritoie per capire che architetto formidabile fu quel Francesco di Giorgio Martini al quale il duca Federico da Montefeltro affidava la costruzione di una rocca quando la voleva imprendibile. E Cagli Federico la voleva imprendibile, in alto un castello con le mura tirate su a seguire la rupe per controllare il passaggio. In basso la torre per controllare Cagli, città di produttori e commercianti di lane, gente benestante che quindi poteva permettersi il lusso di qualche ribellione ogni tanto. A legare castello e torre il soccorso coperto, un passaggio segreto con 365 scalini, ottimo per spostare di nascosto le truppe, smistare gli equipaggiamenti, abbandonare uno dei due presidi quando fosse a rischio. Era una straordinaria macchina bellica ideata da Francesco di Giorgio Martini per Federico da Montefeltro, una macchina munitissima e difficile appunto da essere conquistata. Rocca imprendibile, sentenziarono tutti e sbagliarono tutti. All'alba del 18 giugno del 1502, ai confini del Ducato di Camerino, quindi vicino Cagli, si presentò Cesare Borgia. Era l'uomo del momento, ricco e potente, figlio prediletto del più potente dei papà, il Papa, Sua Santità Alessandro VI. Borgia era accompagnato dai Tercios de España, 2000 soldati avvezzi al mestieri delle armi. Dal confine mandò un messaggio riverente al duca di Urbino, nel frattempo era salito al trono Guidobaldo. Lasciami passare per le tue terre, giusto il tempo di occupare il ducato di Camerino, non ti darò alcun fastidio. Guidobaldo invia cibo, ma invia anche un dono, un cavallo bianco. E il Valentino risponde che non ha altro fratello se non il duca Guidobaldo d'Urbino. Non a caso, proprio a Cesare Borgia, soprannominato il Valentino, si ispirò Machiavelli per il suo principe manualetto dell'uomo di governo intriso di realpolitik, ma anche fedele specchio delle regole del potere nell'Italia del Rinascimento. Il giorno dopo, Valentino muove direttamente sul cuore del ducato, sulla capitale di Urbino stessa. E il duca, quando apprende la notizia, era a San Bernardino in preghiera, decide di fuggire. Cesare Borgia fu fulmineo. Dopo 4 giorni, con i suoi spagnoli, era già sceso verso Camerino per impadronirsi anche di quel ducato. E ci riuscì. E giusto per essere sicuro, fece rapire Giulio da Varano, legittimo duca di Camerino, lo fece portare a Pergola e lì lo fece strangolare con la garrota assieme a due dei suoi figli. Ma per il blitz di Camerino aveva dovuto sguarnire la Rocca di Cagli e così i cagliesi, fedeli ai Montefeltro ma soprattutto affezionati alla tutela dei propri interessi, si ripresero la Rocca. Affronto inammissibile per Borgia, che spedì un paio di reggimenti spagnoli a riprendersi il maniero. Era una pratica d'ufficio per gente avvezza al mestiere delle armi. E così i cagliesi giocarono a sparigliare le carte. Invece di finire nuovamente sotto il giogo del figlio del Papa, distrussero il castello pietra per pietra, lasciando pochi ruderi al pascolo delle capre. Questo è oggi il castello di Cagli. Nacque imprendibile, non vide mai sparare un colpo di archibugio, eppure fu preso, perso e riconquistato. Quel che ne resta, compreso il torrione giù in città e il camino coperto che lo collega, attende una rivincita, da arcigno maniero a meta di turisti e viaggiatori raffinati che abbiano voglia di riassaporare quegli anni lontani, quando tra Urbino, Cagli e Camerino si scriveva la storia d'Italia.